Cari amici, amiche, compagni e compagni di Monfalcone, consentitemi innanzitutto di ringraziare io, Guido Marsi, che è qui, con i suoi 85 anni, con la sua vita di credente e di cattolico, che sapendo che la vita significa crescere sempre e quindi mutare nella fedeltà alle proprie radici, ma mutare, è divenuto uno dei più giovani nostri compagni, perché lo è divenuto solo un anno o due fa. E voglio ringraziarlo anche perché emblemizza con la sua presenza, con la presenza della sua figliola che è lì al tavolo, Licia Gersina, che è candidata alle provinciali, e di quello sgorbio lì, che è il nipote Paolo Gersina, che è fra i capilista a Trieste della lista per Trieste Laica, Civica e Verde, o Civica, Laica e Verde, e per le regionali, rappresentano insieme la dimostrazione che la crescita di ogni generazione, se è crescita a partire dalla capacità di essere fedeli alle proprie diverse radici, in alcuni momenti della storia e della vita, queste radici devono portare a mirare agli stessi frutti, a vivere nella stessa linfa. Ed è quindi per me importante proprio iniziare qui a Monfalcone dicendo: Guido, nonno Guido, Guido Marsi, è qui perché fedele al suo essere credente cattolico, ma perché ha saputo che per essere fedele a questo occorre mutare di volta in volta nelle stagioni, nei momenti, perché l'essenza delle cose sperate trovino le forme ogni volta giuste e migliori per la vita. Siamo qui invece, sono passati 10, 15, 20 anni e sono 10, 15, 20 anni che Monfalcone da un certo punto di vista non muta. Appena si arriva, da 15 anni, la crisi della cantieristica, l'occupazione, Roma che non risponde, le classi dirigenti locali che non sono capaci, la cantieristica in crisi, gli operai diminuiscono, questo è ingiusto, Monfalcone ne risente, questo porta anche a risentirne le forze democratiche e sindacali, che a torto ragione vengono accusate di non aver saputo garantire una trasformazione, quella della nostra epoca, nel rispetto del posto di lavoro e dell'occupazione, e la situazione è per molti versi quella di una ricchezza nuova che non si conosce anche se si indovina, e una povertà nuova che non sempre si conosce anche se si indovina, e la forchetta fra i troppo o i molto ricchi e i troppo o molto pochi, proprio in questo momento, in questa regione, nella quale complessivamente si afferma che si tratta una delle più ricche d'Italia, abbiamo invece un panorama dove i momenti di tempesta e i, diciamo, gli orizzonti di disperazione sono tutt'altro che superati. Dov'è allora il difetto? Ebbene, consentitemi di dirlo, altrimenti cosa ci staremmo a fare qui? I primi responsabili siamo noi, nella fattispecie i primi responsabili siete voi. Da 15-20 anni, con ogni arrivo di nuova generazione, con le altre che acquistano sempre più maturità, da 15-20 anni in realtà non si cambia. O se si cambia, lo si cambia all'interno di quel sistema chiuso dei partiti, dove le liti sono assicurate, le opposizioni anche, ma all'interno di uno stesso sistema, di una stessa generazione, diciamo organizzativa, di una stessa concezione vecchia,
nella migliore delle ipotesi, di 50 anni e che non riesce più a produrre altro che la parastatalizzazione di se stessi, il degrado, l'autofagia, l'autodivorazione degli ideali per i quali questi vari partiti, uno 120 anni fa, l'altro 50, l'altro 45, sono sorti. Voi continuerete il 26 o il 27, con ogni probabilità, a votare grosso modo come sempre. E grosso modo, più che mai, si preparano catastrofi planetarie alle quali date il vostro contributo. Quando ci presentiamo qui, nemmeno più con l'emblema del più giovane, del meno partitocratico dei partiti italiani, del partito contrario al finanziamento pubblico dei partiti, del partito dei diritti civili, del partito che ha lottato contro il flagello immondo dell'aborto clandestino di massa, del partito che ha lottato accanto alle vedove bianche e tutti coloro che volevano ricostituire attorno al loro amore anche il matrimonio e la famiglia, del partito che è stato accanto agli Enzo Tortora, che è stato accanto, e molti di voi non sapranno nemmeno chi è, Braibanti, del partito per il quale con una riforma insufficiente della legge sulla droga io riuscii ad andare 15 giorni in carcere e 6.000 ragazzi uscirono che erano considerati criminali e li si stava rendendo tali, essendo magari ragazzi con la vecchia legge che erano stati condannati a 2 anni di prigione, cioè di delinquenza obbligata per 2 grammi o un grammo nemmeno provato di hashish. Siamo stati accanto a quelli del 7 aprile che sono ancora oggi dei mostri, mentre mostruosa è stata l'ingiustizia con la quale si è ingannato voi, noi, con l'abuso da parte di magistrati indegni, di sceriffi abusatori di giustizia e anche di verità, sicché i colpevoli dell'assassinio di Moro, i colpevoli della strage di Milano, i colpevoli della strage di Portella della Ginestra, tutti i colpevoli dei grandi crimini nel nostro paese sono molto spesso liberi e sconosciuti perché si sono condannati e crocefissi degli innocenti. Siete voi che vi preparerete probabilmente, senz'altro, in grande maggioranza, datevi uno sguardo. Chi voterà socialista, chi ancora comunista, chi democristiano, chi altro, è un sistema chiuso all'interno del quale disgrazie e fortune non riescono a produrre disgrazia o fortuna, o producono solo disgrazia e mai fortuna per la collettività e per la società. Abbiamo, c'è un po' d'acqua per cortesia, abbiamo quindi questo appuntamento. Siamo qui in una lista, la lista verde, la lista che è il sole del ride, perché poi naturalmente non appena un prodotto è buono vengono fuori i prodotti contraffatti, non appena c'è un'aspirina che funziona vengono 1000 aspirine che sarebbero migliori delle altre. E allora accanto al garofano, noi che abbiamo tolto la rosa, portano la margherita, Vivian sì, Vivian no, ma per il potere Vivian sì, 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 per il piccolo, per il messaggero veneto, per la partitocrazia, mentre per la lista verde, riconosciuta del sole che ride da tutte le liste e le forze europee, ecologiste e italiane, che candidano con noi in questa regione i loro leader parlamentari, che sono i capilista con noi di liste come quella per Trieste, Civica, Laica e Verde, mentre per questa lista c'è solo censura e ostracismo e vi è a volte difficile di capire perché mai dovremmo avere e sollecitare un grande successo. I motivi ci sono. Prima qualcuno mi avvicinava e con fiducia mi diceva: basta, lo dica anche lei con questa storia del bilinguismo. E gli dicevo, in un certo senso, io che quando lottavo contro Osimo
quando avevo Ececovini non c'era, con i miei compagni radicali consentito il decollo dalle 27.000 alle 65.000 firme di cittadini triestini contro quella vergogna. Io che in quel momento credo di avere contribuito con i miei amici, i miei compagni, con le lotte a Roma, in Europa e qui, a combattere e a battere il rischio della distruzione del Carso, io che alla prima seduta del Consiglio Comunale, in quella battaglia che abbiamo vinto anche per questo, dinanzi a certe stupide atteggiamenti, dissi: io sono sloveno. Bene, io confermando quelle mie idee ho detto però a questo amico: beh, in fondo anch'io ne ho piene le balle di questi no al bilinguismo e non mi basta nemmeno più il sì. Il problema non è questo. Questi sono vecchi scontri putrefatti, vecchie liti che in qualche misura esasperano chiunque vinca o perda. Non c'è abbastanza avvenire, non c'è abbastanza presente se ci si confronta solo su questo. Noi siamo qui per dirvi che abbiamo bisogno, oltre che per i motivi che conoscete, rappresentati dalla lista verde, dall'ecologismo, dall'ambientalismo, vi sono altri motivi per i quali noi abbiamo un'estrema urgenza di avere all'interno dei comuni, delle province, delle regioni, di avere all'interno delle vostre coscienze e delle vostre case, di avere dei fatti nuovi ed adeguati. Quello che si annuncia, che incombe, non è lo scontro sul bilinguismo, è sapere se Monfalcone, Trieste, se questa regione, Friuli, Venezia Giulia, deve ritrovarsi fra 2 anni al confine del baratro di una Jugoslavia scoppiata, degradata, in preda al dramma, perché costretta ad essere Stato nazionale, e noi, se fossimo stati ormai solo Stato nazionale, non comunità europea, saremmo già al loro posto scoppiati da tempo, saremmo già oltre la bancarotta fraudolenta. Dobbiamo sapere se fra 2 anni, 3 anni al massimo, l'unica candidatura di salvezza di una Jugoslavia costretta, sottolineo, costretta ad essere Stato nazionale, sarà la scelta del nuovo corso di Gorbaciov e la scelta dell'Oriente europeo, obbligata, costretta. E saremo allora di nuovo altro balle della lista per Trieste, dopo 9 anni di mediocrità. Dopo 9 anni in fondo di illusioni, adesso vengono tutti già con un sedere di piombo così, assessori per 1 anno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e adesso gli spot: voglio fare l'assessore ancora. Per che cosa? Per una politica provinciale che non riesce nemmeno ad arrivare a Roma, e per aver lasciato tutto, il Carso, il porto, tutto uguale. Ormai con un ciacolar che è peggio di quello degli altri partiti, che vengono lì a far la concorrenza degli spot. E Ececovini dice che gavemo le nostre donne, e quell'altro dice tutto, tutti quanti senza dire nulla del pacchetto Trieste-Gorizia, votato nel 76, non una lira, dicono stanziati 70 miliardi, potevano essere, mi pare, all'incirca quasi 1.000. Nel complesso di preventivati, non sono stati capaci di spenderne ancora una. E questi altri, De Mita, c'è Goria in giro, ma insomma questi altri che vi trattano, ci trattano come ci hanno trattato a noi nel sud, come plebe, accattoni. Avete sentito? 1.000 miliardi per le zone di confine. E hanno accumulato 1.200.000 miliardi di debito pubblico per ognuno di questi 1.000 miliardi che si aggiungono ai 180.000 miliardi che hanno stanziato per Avellino, dicono, contro Avellino, contro il Sud, e si fan belli e prendono voti e fanno crescere mafie, camorre, corruzione, disonestà,
sfascio, droga, galera, tutto. Vengono e vogliono riscuotere il vostro voto, perché appena si vedono i 1.000 miliardi annunciati e la droga dei 1.000 miliardi e andate a vedere l'editore del Piccolo, gli fate così, non gli si abbassa nulla, perché l'idea di un soldo di quei 1.000 miliardi non li fa vedere più nulla a loro, ai sindacalisti, ai corporativisti, a tutti quanti, ai partiti di destra, di sinistra, di due o di giù, e all'ente di sviluppo, del sottosviluppo, per lo sviluppo dell'area, della scienza, dell'altra cosa. Stiamo andando allo sfascio. E se c'è lo sfascio dello Stato nazionale jugoslavo voluto perché lo si vuole indipendente qui e lì e non si fa nulla, finiti i passaggi, l'idea del turismo, anche quelli che magari passano sulle autostrade, che passano sopra i campanili delle valli, dei paesi, inquinando le notti di montagna, perché poi si corra veloci fino a Spalato e magari fino alla Grecia e non si lasci nemmeno un tagliando di benzina in questa corsa al sud senza giustificazione, senza comprensione, senza interventi. Questi, insomma, voi domenica, lunedì, senza saperlo perché non ve lo dicono, ma non avete più il diritto di sapere solo quello che vi dicono, voi voterete per queste cose, anzi per l'assenza di queste cose. Mentre invece, quindi regione di frontiera, con una Jugoslavia nella quale ci saranno scontri magari razziali, scontri fra l'esercito ed altri, i nostri compagni. Io poi devo dire innanzitutto omaggio ai colleghi giornalisti di Lubiana, ai miei colleghi giornalisti di Lubiana che vanno in galera, perché non sono ridotti a quelli del Piccolo, perché per un minimo vogliono dare un minimo di informazione e di verità, e piuttosto che sputare fino in fondo sulla propria professione e il proprio essere cittadini come fanno qui, preferiscono magari anche andare in galera. E poi ci sono le manifestazioni a Lubiana di 70.000 persone a sostegno di costoro, a Lubiana. Qui ormai non se ne riuniscono 7.000 nemmeno a portarli con i pullman, se non in momenti di rabbia sfruttata che distrugge se stessa. Ebbene, questo è quello che accade. Quello può accadere, e vi viene Andreotti e vi parlerà di che cosa? Di politica estera. Questa è la politica estera. Che cosa si fa lì? E noi diciamo allora con i nostri compagni iscritti in Slovenia, con il nostro compagno che è venuto a Trieste a partecipare, cittadino jugoslavo, davanti a tutti, alle televisioni, al comizio di apertura della nostra campagna elettorale comune, parlando lui di lingua italiana, parlando all'inizio in sloveno per usare le parole della democrazia, delle elezioni, della libertà, in sloveno e poi parlando italiano, ma prima che iniziasse, lui che rischia la galera magari per questo, non lo credo, ma che viene qui per dire dove si lotta per la libertà, lì è la mia patria, e cittadino jugoslavo voglio che la mia patria sia dovunque, si sta facendo una lotta per l'ambiente, per i diritti, per la vita del diritto e il diritto alla vita. Già però una trentina di astanti a quel comizio se n'era andata sdegnata perché sentiva parlare in ciao e andava via e non sapeva cosa gli diceva. Dovrebbero essersi abituati ad aver paura di chi parla in romano come Andreotti o in ostrogoto come De Mita, non di chi parla magari in sciavo o in un'altra lingua, perché questi mi pare. Certo, ci sono state le foibe, certo, ma quando ci si sputava addosso, noi alle foibe, noi radicali dell'antifascismo vero, di Salvemini, di Gobetti, di Ernesto Rossi, di Giustizia e Libertà, dell'antifascismo che lottava per la libertà anche del fascista, dell'antifascismo che non lottava per ammazzare l'altro e per fare le regole del fascismo come hanno fatto una volta venuti al potere da antifascisti. Noi andavamo e andammo allora alle foibe. Vergogna, ministro e amico Zanone, alle foibe non ci si va in periodo elettorale, vergogna! Ci siete andati in periodo elettorale, vergogna! Non ci si va lì
In queste circostanze da ministro della difesa, con fanfare ed altri, e poi dire vogliamo che venga il presidente Cossiga o il presidente jugoslavo, vieni innanzitutto, taci perché per 20 anni non sei venuto, e non venire alla vigilia di elezioni per avere così diritto a 3 colonne sul piccolo o sul grande e ad una foto con la speranza vana di 5 voti in più. Ma se voi non esigete di più, voi non esigete altro, noi, il nostro discorso è chiaro, noi faremo il nostro congresso in Jugoslavia, la nostra patria è la libertà, il congresso del Partito Radicale si terrà a Lubiana o a Zagabria, lo vogliono o no le autorità di Roma o quelle di Belgrado. Noi riteniamo e noi diciamo che la Jugoslavia deve entrare nella comunità europea, negli Stati Uniti d'Europa, perché da 7 anni da soli la politica estera la farebbero loro, o Cecovini, o von Staffel, detto Staffeli. Non fanno niente. Noi sono 7 anni che andiamo ufficialmente come parlamentari, come militanti, che ci facciamo arrestare e espellere in Jugoslavia, ovunque, nelle manifestazioni sportive e in altre, con amicizia e fraternità intransigenza, e diciamo la Costituzione jugoslava, abbiamo studiato, prevede, non impedisce la democrazia politica e il pluralismo dei partiti. Per 5 anni ci hanno detto voi siete tocchi, voi siete matti. A dicembre, per la prima volta, dinanzi alla stampa e ai parlamentari europei, Branko Mikulic, presidente del Consiglio jugoslavo, a mia domanda precisa ha risposto: è vero, la nostra Costituzione non vieta il pluralismo politico e la democrazia politica, storicamente l'abbiamo scelta, ma finché ci saremo noi i motivi storici prevarranno. Lo disse a dicembre Branko Mikulic, verso le 2 di pomeriggio, dopo che Drulovic, mio vecchio amico dei tempi in cui lui presiedeva gli studenti jugoslavi, quando erano stati espulsi dall'Unione Internazionale di Studenti stalinista, e quindi trovò l'accoglienza di noi studenti democratici italiani, e adesso dopo essere stato ambasciatore in Cina, in Russia, è il grande capo dell'alleanza socialista a Belgrado, in Jugoslavia, anche Ciccia Drulovic aveva detto a dicembre: è vero quello che tu dici, ma 5 anni ci ha messo. E però per il momento, e aggiungeva arrivante alla televisione, già allora Pannella, già allora Marco, mi rompeva l'anima, voleva che noi scegliessimo l'Europa nel 1953. Certo, io sono abruzzese, duro come un mulo, conosco un tratturo, lo vado avanti e continuo. Ebbene, 1 mese e mezzo fa, dopo gli eventi in Jugoslavia, vi riguarda, cittadini di Monfalcone, ci riguarda, ed è una cosa grande, altro che il cantiere, è qualcosa che abbiamo lì. Lui ha dichiarato, mi aveva detto a dicembre davanti a tutti, finché ci saremo noi così resterà. Lui ha dichiarato alla stampa ufficialmente: dobbiamo studiare in fretta tutte le evoluzioni possibili, ivi compresa quella della democrazia politica e dell'Europa. Se questi consigli comunali, regionali, provinciali capissero qualcosa, noi che stiamo riuscendo in Parlamento europeo a dire Stati Uniti d'Europa, lo Stato è a dimensioni di territorio, a dimensioni di piogge acide, a dimensione del buco dell'ozono, a dimensione della vita del pianeta in causa, a dimensione dei melanomi della pelle, dei tumori della pelle che la scienza prevede per gente di pelle bianca come noi entro 6-7 anni, più che decuplicata per l'effetto del buco dell'ozono, chissà che è, ma noi ne parliamo da anni, e questi che eleggete, voi li eleggete per dirci, basta con questa storia, amica, amico, compagno, compagna, basta, non avete il diritto di insultare i vostri eletti, li avete eletti, avete continuato ad eleggerli, tornerete a eleggerli,
con quale rigore rispetto al vostro cuore, alla vostra vita, alla vostra intelligenza. Dio solo sa, probabilmente. Ci hanno rincoglionito, ci hanno messo in testa l'incapacità di ragionare. La politica è una cosa, la vita è un'altra. Si va a votare per quelli, o se no per i nemici di quelli, perché mi sono in casa con quello. E via dicendo, sempre lì nel chiuso di quelle storie. E abbiamo 3.000 isole adriatiche, 3.000, dove se versassimo i 1.000 miliardi... in joint venture, in capitali comuni, privati, privati, italiani e jugoslavi o pubblici, della regione, 3.000 isole, è l'Eldorado, è un Eldorado italiano. Sono qui per ripeterlo a Lubiana, anzi qui ripeto, quello che in una notte ho detto a Radio Mladina, ho detto alla Radio degli Studenti, in comizio a Belgrado. E non sappiamo nulla, noi, bilinguismo, oddio. Stiamo attenti. L'ho detto lì, noi possiamo, dobbiamo organizzare subito, se ce la fanno ancora, perché questo è il problema. Il grande ritorno subito, subito dei dalmati in Dalmazia, subito, basta piangere, basta rompere le palle a sé e ai figli, è la nostra terra, è la vostra, ci si torna, libertà di circolazione delle persone, entro il 92, libertà di circolazione dei capitali, entro il 92, libertà di circolazione delle idee, della cultura, delle merci. Vogliamo prepararci, vogliamo volere, vogliamo essere uniti per dirci dal scarso e non separati come Osimo voleva invece unirci con la distruzione del carso. Ma insomma, io dico a volte che un quarto dei miei lombi sono di origine montanara vandolstana, perché mia nonna è di Bourg-Saint-Pierre, di un paesotto, l'ultimo, il più alto, del Mont San Bernardo, zona svizzera, a 10 chilometri di là c'è l'Italia, la Val d'Aosta e Aosta. E lo stesso ceppo, etnicamente parlando. E quindi non mento quando vado in Val d'Aosta e dire un quarto di questa roba è valdostana etnicamente. Coloro che abitano attorno ai massicci e dagli altipiano e dalle montagne sono di stessa razza, sono di stesse origini o comunque di stessi interessi, sono baciati o no nello stesso modo dal sole, fiutano gli stessi odori, hanno il senso del già vissuto, del già morto che è identico, le galline sono di stessa razza, il tipo di calabrone che arriva o c'è è lo stesso, il miele è lo stesso. Forse il modo anche di fare gli approcci d'amore è lo stesso. E qui ci hanno inventato questa storia. Noi dobbiamo avere coloro che difendono la natura, coloro che difendono il territorio, ma difendono anche la nobiltà della politica. Luciano, Renato, Piero, li conoscete? In realtà abbiamo idee semplici, ma ce le abbiamo. Siamo idea, siamo speranza, ma voi per che cavolo volete votare? Davvero credete che quelli vi daranno i posti? A chi? Vi daranno il posto nella cosa che poi fallirà dopo poco. 3.000 isole di lingua italiana, una provincia italiana di una repubblica amica all'interno degli Stati Uniti d'Europa. Ma questo, le firme che noi cerchiamo di raccogliere, queste petizioni, l'ozono, la salvezza comune, fatevelo spiegare, non c'ho tempo, non c'ho nemmeno voglia. Ogni giorno spiegare quello che lo Stato dovrebbe averci spiegato, l'aumento, l'incremento di 1,5 gradi della temperatura in questi anni, per questa fascia, questo buco d'ozono, questo buco nella biosfera, determinato
dagli spray determinata da un certo tipo di produzione, di mezzi di consumo e di mezzi di produzione. Capite? Un buco lì, l'effetto serra aumenta di 1,5 gradi la temperatura. Ma se aumenta di 1,5 gradi la temperatura in questi anni, le calotte polari fondono. Il livello dei mari in 7 anni si è alzato, si alza. Non c'è più nulla da fare, attenzione, per il momento. E la scienza ci garantisce entro 6, 7, 8 anni inondazioni di tipo preistorico, che non abbiamo, ai quali siamo impreparati e i politici non vedono. E noi invece a questo, i nostri comuni, le nostre regioni, le nostre province sarebbero coinvolte su questo, sulle migliaia di miliardi per le 3.000 isole, per la realtà di questa regione. Ma scusatemi, ma è così evidente. Il povero Cicovini, la povera lista per Trieste. Cari amici, ma un pochettino corti, politicamente parlando, di intelligenza e di immaginazione. Provinciali, nemmeno municipalisti. Di che cosa ci parlano? Cosa vogliono fare? C'è l'ira di Dio nel bene anche da fare. Cose concrete per subito. Trieste. Trieste, Mitteleuropea, Paolo, dove stai? Mitteleuropea, Kafka, Zenon, eccetera. Vero, la grande cultura, vero. L'Austria, in fondo, gli Asburgo, verissimo. Io sono molto amico di Otto d'Asburgo. Qualche volta mi capita anche di chiamarlo Monseigneur, perché mi pare così bello, così divertente, no? E lui, devo dire, a ogni compleanno mi manda gli auguri, ineccepibile, inappuntabile, ogni volta. Qui c'è qualcuno del movimento, ho visto, Mitteleuropeo. Che è suo, ebbene c'ho i suoi eredi, l'Asburgo. Ma che cosa voleva dire? Trieste era grande, può essere grande perché aveva il retroterra danubiano, il retroterra mitteleuropeo, aveva dietro di sé il retroterra europeo, il retroterra della Croazia, il retroterra del Danubio, Praga era un retroterra, gli Stati Uniti d'Europa, quello in cui stiamo lottando. Quello che vogliono gli sloveni, perché lo vogliono, ma devono volerlo anche i montenegrini come i napoletani. Devono volerlo. Questo è il passato e questo è l'avvenire. Ma basta metterle in un Parlamento in giro un'idea da questa, perché faccia strada, perché travolga altre decine di comuni dall'altra parte della frontiera, qua e là. Il comune è vivo, i comuni... Se in grandissima parte d'Italia restano il luogo della pazza più bella, a volte il palazzo più bello, o comunque come questo hanno la loro tenuta, sono vivibili, sono visibili, si possono guardare i comuni, e perché da lì è passata molto spesso la qualità della vita in mezzo ai maremoti delle guerre, dei grandi eventi nazionali ed internazionali. Vogliamo capirlo che un voto è una maledizione se viene usata male. È meglio non votare. È meglio la dittatura che lì dove c'è l'alibi della democrazia e non c'è la conoscenza che presuppone la democrazia. Voi siete qui. Poi, passato questo momento, le cose ci riprenderanno, la televisione, gli altri, e vallo a dire all'amico col quale da 10 anni, da 20 anni, da 10 mesi avete sempre detto: ma guardate lì quel finocchio, guardate quell'altro drogato, guardate quell'altra cosa, e poi ancora, o come bravo questo, o come bravo quest'altro, andateglielo a dire. Sai che ti dico, io domenica voto lista verde, e magari per la componente radicale o l'altra. Se lo faceste... Forse sentireste dire, anche a me. Ma lui non ha paura di dirlo e voi non ha paura di dirlo e voi anche. E nelle case, quante volte è stata la nonna la prima a dire, questa volta voto con quelli lì, non il nipote. E iniziando. E allora vi ho fatto un esempio pertinente. Cosa vuol dire organizzare da subito con questo voto? Il grande ritorno, gli investimenti, la Dalmazia, l'Istria italiana. Io lo dico qui perché lo dico lì. Perché lo dico lì con convinzione. Perché quando ho detto qui lo sloveno deve essere il tesoro della multinazionalità nostra
è perché lì vado a dire l'italiano deve essere il tesoro della vostra multinazionalità e 750 italiani soli a Capodistria è una vergogna per voi jugoslavi, né una cosa favolosa del tutto, nemmeno per tutti quanti noi. Ma sono cose che si possono determinare. Quelle isole lì, più o meno, o le conoscete o che cosa in termini di turismo, non necessariamente di massa, che cosa in termini di retromare, di retroterra, anche per tutti quanti noi. Questa unità profonda che è storica, che vanno fino alle bocche di Cattaro, fino in Albania. Queste sono le cose, guardate, ci voleva di più a immaginare il divorzio in questa Italia allora clericale di mercanti nel tempio della Chiesa che aveva perso il senso della sua missione perché aveva solo il senso del potere, che pensare di immaginare questo. Ma siccome diciamo queste cose, il piccolo, non una parola, la Rai TV, non una parola, i compagni socialisti, questi radicali non vanno bene, perché voi non dovete sapere che 32.000 che hanno votato radicale devono votare se vogliono essere fedeli a loro stesso per questa lista e che siamo quindi 63.000 in partenza, non lo siamo, abbiamo i garofanelli, le margheritine portate da questo e da quello, abbiamo l'impossibilità di riflettere, abbiamo il mondo intero in questi giorni, perfino fra i più vicini a Reagan, fra premi Nobel a Iosa, che stanno adesso prendendo posizione contro il proibizionismo sulla droga. Vi ricordate i muccioli? La guerra, la droga, i corruttori e poi la mafia che aumenta. E la stessa cosa. Dicevano che volevano impedire l'aborto e col proibizionismo consegnavano generazioni intere alle mammane e ai cucchiai d'oro. Dicevano che volevano proibire lo scioglimento delle famiglie e consegnavano con l'indissolubilità del matrimonio e consegnavano a centinaia di migliaia le famiglie al più delinquente dei coniugi che tanto poteva fare qualsiasi cosa e comunque l'altro era legato a sé, poteva stuprare i figli, poteva fare tutto quel che voleva, poteva andarsene per 40 anni, ma comunque sarebbe stato sempre costretto l'altro coniuge a riconoscere la sua patria potestà o la matria, la materna potestà, non importa, voglio dire, non è... Questo era importante. Adesso col proibizionismo della droga parlano e fanno bene dei 100.000 o dei 300.000 tossicodipendenti. Ma avete fatto caso? Tutti dicono che per ogni tossicodipendente povero, ovviamente se si è Agnelli non si è tossicodipendente, anche se in ipotesi si prende la cocaina, ma evidentemente se si è un poveraccio si è tossicodipendente anche se si crede di prendere la cocaina perché pigli merda, non pigli cocaina. E quindi ci crepi. Allora... Voglio dire, per ognuno dei poveri che devono organizzare lo scippo, la violenza, 30, 40 all'anno per poter continuare a drogarsi se si è tossicodipendente. Ma allora se c'è 100.000 tossicodipendenti, moltiplichiamo per 40, ci sono 4 milioni di vittime non del tossicodipendente, ma della legge che costringe il tossicodipendente a fare le 40 aggressioni per cercare di non morire o di non soffrire come un pazzo in un momento di crisi di carenza. E di questi 4 milioni non parla nessuno. Non esiste niente. La polizia, che dovrebbe ogni sera correre da destra a sinistra, lo scippo, l'altro, il tossicodipendente, una volta era l'ubriaco, anche adesso. Ma naturalmente l'ubriaco fa male a sé, rompe un po' le scatole agli altri. Quello sì, l'alcolismo costa... 1.000 volte di più di quello che ci costa di per sé la droga e il drogato. Ma a questo punto almeno l'alcolista, certo, provoca incidenti mortali di macchine, certo, ma voglio dire, non è il soldato della mafia, non nutre, non arricchisce ogni giorno i criminali della droga e delle armi, che diventano sempre più potenti, no? Leggete i giornali. Sgominata la gang della cocaina, preso una tonnellata pari a 270 miliardi, sconfitta l'indomani. La Guardia di Finanza aveva preso una tonnellata, oggi i carabinieri hanno preso una tonnellata e 110 kg, 7 miliardi di più, prese e sgominate l'indomani naturalmente. Arriva la squadra mobile di Padova che invece ha preso una tonnellata e 750. Bene, dicevo,
anche su questo avremmo fatto qualcosa, faremmo qualcosa. Ci daranno ragione entro 3 anni più o meno in tutto il mondo. Sta accadendo, vogliamo cominciare a avere ragioni a casa nostra. Ecco, vogliamo rispettare noi stessi, vogliamo guardarci allo specchio lunedì o martedì se facciamo la barba, o vogliamo proprio fregarci? Ecco, ci sarebbe qualcuno, pensate, non ci vergogniamo di niente, ci trattano veramente, ci facciamo trattare in modo indecoroso, le pensioni, i ritardi, l'INPS, la burocrazia, no, veramente ci facciamo trattare come non è tollerabile e non ci vergogniamo. Adesso vogliamo fare un esempio, c'è qualcuno di voi che non ha mai votato né radicale né verde che domenica è disposto, vuole votare e che sia disposto a non vergognarsi e ad alzare la mano? Beh, complimenti, complimenti, ce ne sono 3, badate, 4, vabbè. Vi ricordate quella storia biblica? Se troverai almeno 10 giusti in quella città, la salverò, o altrimenti sarà distrutta, i 10 non si trovarono. Siamo già a 5. Vogliamo riprovare? C'è qualcuno che non si vergogna nel dire voto questa lista, anche se non l'ho mai votata per queste ragioni ancora? Vedete? Vedete che probabilmente la vergogna. Ma io credo che in questo modo la vergogna della vergogna e della vergogna ingiustificata comincerà a crescere un po' nella coscienza di ciascuno. Ecco, ma vedete, per venire qui, per fare questi comizi, ci vogliono dei soldi. Noi li riprendiamo, noi radicali, alla televisione per ritrasmetterli questa sera in televisione perché altri possano. E naturalmente possiamo comprare solo gli spazi dopo mezzanotte, perché quegli altri ce li hanno i ladri solo che possano pagare quegli spazi. Noi no. E ci indebitiamo, in questo spero che gli amici verdi impareranno qualcosa dal Partito Radicale. Impareranno che si rischia. Noi stiamo rischiando con Catania e questa campagna probabilmente di arrivare al fallimento ufficiale il 20 luglio del Partito Radicale. E a dei compagni di DP che dicono: ma voi poi siete in televisione, gli ho risposto questa notte: certo, certo compagna, però c'è anche, come si chiamava una volta, la forza lavoro. Io stamattina mi sono alzato alle 7, ero andato a letto, si può verificare perché ero uscito da Tele4 alle 2:20, alle 3, 4 ore, da allora non ho smesso un momento di fare, come si dice, l'istrione, no? Perché io faccio l'istrione, gli altri parlano, Goria, per carità, fa il signore, vengo io, faccio l'istrione. Viene Andreotti, fa, non so cosa fa, la conferenza, arrivo io, faccio la sceneggiata, no? Beh, però non ho intenzioni di cambiare, non ho smesso un minuto. Avevamo l'assillo stamattina con Gianfranco Sparace, già, perché il segretario del Partito Radicale, che è andato 4 mesi, le femministe, ma facciano il favore. Sono venute dopo, hanno ereditato. C'erano state Adele Faccio in galera, Emma Bonino in galera, Adelaide Aglietta in procinto di andarci, Gianfranco Spadaccia in galera, Giorgio Conciani in galera. Allora abbiamo vinto, dopo 6 anni che ci autodenunciavamo. Ebbene, sono qui. Gianfranco non aveva dormito fino alle 4. Perché dovevamo preparare la pagina di pubblicità per il Messaggero, bisogna portarla, il Messaggero Veneto, e poi c'è il volantino da fare, poi l'altro, e siamo questi, noi, e c'è Paolo Gersina, ci siamo trovati in uno scantinato 10 anni fa per Osimo e con Paolo, poi c'è stata Alicia, poi Guido, sono 10 anni che non ci molliamo un giorno, una notte in questi casi. Beh, allora certo, quando dico la classe operaria, certo, io capisco cosa vuol dire. O l'artigiano, lavorare dalla mattina alla sera e lavorare duro, avere sonno, avere gli occhi che ti bruciano, avere le reni che ti fanno un tantino male, e tu che fumi come un coglione ne fumi ancora di più, perché alla fine vai avanti a nicotina, visto che non puoi andare avanti a riposo ed altro. Però poi c'è questo silenzio di questa piazza, lo dicevo l'altro giorno, mi pare era a Gorizia, sì, esatto, la notte a Gorizia. E insomma, questo vostro
avete fatto caso, non mi avete applaudito mai, è così che si sta assieme. Ci onoriamo nel silenzio, riflettendo. Questo è il tempio della democrazia, la piazza, l'agorà. Li ritroviamo assieme, ci ascoltiamo mentre ascoltiamo l'altro e stiamo in piedi un'ora in quarto. E io parlo. Un'ora e un quarto e ho voglia di farlo di più. Ho voglia anche di mettermi gli occhiali da 2 o 3 anni perché ne avrei bisogno per meglio vedervi, non solo per indovinarvi o per guardare, ma poi vedo che è pieno sempre di nonne, di bisnonne, di capelli più bianchi dei miei, di persone che stanno lì per un'ora e un quarto e poi van via. E ci ritroviamo e allora poi ogni volta quando si presentava come radicali si diceva in quel paese, in quella provincia, manco un iscritto radicale. Poi si diceva, ma lì nel tuo paese quanti radicali? 500. E li vedevi tutti divenire pazzi di rabbia. Ma chi sono? Ma dove sono? Non ce ne sta uno, no? Come viene? Dov'è? E certo, viene dentro, resta. Ma dobbiamo uscire fuori, come dicevo ai miei compagni omosessuali, amici, fuori. Bisogna manifestarsi, bisogna non celare, non lasciare in putrefazione dentro le nostre cose. Bisogna farle vivere alla luce del sole, bisogna farne dialogo. Vedete, tutto questo sembra privato. No, il dialogo non è privato. La tolleranza, Voltaire, pensate, compagni dai capelli lunghi, e vi ringrazio, vi voglio un fottio di bene, l'ho sempre voluto, e che rivenite fuori, non si capisce perché, anche quando sono conciato in questo modo, e via dicendo, e beh... Sì, il dialogo, l'amore, beh, lo dicevano gli anarchici all'inizio del secolo, è il canto d'amore il nostro per una società d'amore, ma di più, se diciamo il dialogo, la democrazia rispetto agli altri, sapete che cos'è? È Voltaire, ha capito? Voi siete volteriani, cari compagni, capito? Voi siete volteriani, Voltaire, sì, certo, la tolleranza, il dialogo sulla tolleranza, il modo di guardare a sé e agli altri storicamente. La città, il territorio. Fra 3 giorni si vota. Domani, per quel che ricordo, essendo oggi mercoledì, alle 21 faccio l'altra sceneggiata, perché siccome Bettino, Re Bettino o Garibaldi, fa i proclami da Caprera, arriva a Trieste alle 18:30, poi c'è Fini, non voglio disturbarlo, e è un caro ragazzo. E a questo punto alle 21 al Tergesteo, capo di piazza, perché se noi spostiamo la piazza paghiamo 1 milione per smontare e rimontare, ecco perché anche se l'ora non va bene, il luogo non va bene, ci siamo fissati, capo di piazza, Tergesteo, domani sera alle 21 per rispondere ai compagni socialisti e a tutto quello che ci dicono. Rispondere intanto e termino una cosa. Loro hanno detto che vogliono Carbone presidente della regione, d'accordo? Basta con i presidenti DC, voglio fare il presidente io, socialista. E va bene, vuoi fare il presidente? Però, poi grattiamo un poco, come? Sì, la DC deve essere d'accordo, deve passarsi la presidente. Dunque, chi vota socialista, chi vota per il PSI, oggi sia chiaro una cosa. Vota per un partito che è alleato della DC nel tentativo di avere la maggioranza assoluta DC-PSI, garantirà altri 5 anni di governo alla DC in cambio di una presidenza socialista. Vi piaccia o no, il voto del PSI oggi qui è questo. Il PSI ha detto chiaro. Governo con la DC, ma la DC mi dà la presidenza per Carbone. Bene, noi, componente radicale della lista verde, non abbiamo il diritto di parlare a nome della lista. Per noi presidenza socialista e DC alla opposizione. Sono 1/3 dell'elettorato di questa regione. Governano e sgovernano da 40 anni. In America, in Inghilterra, ovunque, non esiste. Dove c'è democrazia, lo stesso partito non governa per 40, adesso diventerebbero 45. Certo, in termini di regione sono 25, ma
ma in termini di potere reale sono 40. Quindi noi diciamo governo dei due terzi senza distinzioni alcune. Io personalmente vi devo dire che tranne queste fesserie paleonazionalistiche no. Qui e da Roma allora avremo presidenza socialista, governo di tutti tranne della DC e un fatto grande, nuovo, storico in questa regione. Votate invece socialista perché tanto loro vincono, non vi vergognate, non ci vergogniamo, lo stanno dicendo, no? Nel manifesto da Caprera Bettino Craxi l'altro giorno l'ha fatto il proclama: abbiamo vinto ma vedrete in Friuli e in Valle d'Aosta. Sembrava appunto Garibaldi, poi c'è Bezzecca e qualche volta poi Garibaldi anche faceva i telegrammi con Obbedisco. E Garibaldi portò a Sua Maestà Vittorio Emanuele II l'Italia, a Teano. Non vorrei che Bettino, un novello Garibaldi, però lo porta a Re Demita, come mi pare sta facendo, l'Italia, invece che sul Teano, a Teano, magari a Nusco. Bisogna stare bene attenti, compagni e compagni. Allora risponderò domani sera alle 21 a Bettino Craxi. Per chi ci sarà, ve la sentite di venire a Trieste? Perché? Perché se non ci siete, vuol già dire che figuratevi poi se altri, se non siete in tanti. Per sentire queste cose, ma per farci vedere insieme, vuol dire che prepariamo l'addio. Insomma, chi viene ha il suo modo per decretare non sia che un arrivederci. Chi non viene decreta sia un addio, magari con dolore. E dopodomani chiuderemo di nuovo il tergesteo con il number one, il numero uno della nostra lista non sono io, e Gianni Mattioli con il numero tu, con Adelaide Aglietta, e poi ci sono il numero tre, e poi, dalle 17 alle 19, poi andrò alle 20 a Muggia. E intanto questa notte sarò un po' a Telefriuli, un po' a Telequattro, un po' a Telepordenone, ho già registrato 5 minuti qui, lì su e giù, si va, si lavora di notte, ma in fondo pare che anche nei periodi di guerra partigiana si lavorava, di occupazione si lavorava di notte. E poi si sa, noi siamo come le lucciole, insomma, quelle lucciole, brilliamo nelle tenebre, schiavi di un mondo fatale. Noi siamo i fiori del mal, non siamo le margherite, non siamo Vivian, noi siamo quest'altra cosa. Allora, ci proviamo. Guardate, non era mai accaduto quello che è accaduto un momento fa, 4, 5, 6 mani in piazza, in pubblico, di persone che sicuramente hanno dovuto vincere qualcosa contro qualcosa, ma hanno anche conquistato qualcosa. Mi hanno detto: io non ho mai votato radicale o verde, domenica voterò per voi. È un momento del quale mi ricorderò, non so se quelle 4 o 5 rondini faranno primavera, quelle 4 o 5 mani faranno quello di cui abbiamo tutti bisogno, ma c'è stato. E allora vedremo se arrivederci o se addio, ma noi abbiamo fatto una volta di più la nostra parte, siamo venuti, abbiamo trovato i soldi, stiamo qui, parlo, ripeto, e abbiamo soldi dei compagni radicali, abbiamo compagni radicali da Roma, da Torino, da altrove, sono andati alle 3 del mattino a dormire, non vanno in grandi alberghi, non so nemmeno dove e come dormano. Come ricordava Renato quando nel 72 passavamo qui per queste marce antimilitariste da Trieste ad Aviano, ogni anno col solleone quasi all'inizio di agosto, 30 chilometri al giorno, mi dicono forestiero, mi viene da ridere, quando voi per 7 anni di seguito avete fatto a piedi,
da Trieste a Monfalcone, da Monfalcone a Gorizia, siete passati per Gradischia, siete passati, avete avuto un momento che ve lo ricorderete sempre, a Re di Puglia, siete andati nei cimiteri che nessuno conosce, nei piccoli cimiteri della grande prima guerra, quello chiamato austriaco, quello chiamato slavo, e vi accorgete che lì c'erano più nomi italiani di quanti non ce ne fossero magari se andessimo a guardare ai cimiteri italiani, perché morivano come austriaci degli italiani e come italiani degli austriaci e come schiavi degli italiani, e lì in questi cimiteri favolosi, belli, appartati, e poi ancora continuando, e da Gorizia a Cormonza, a Codroipo e a Palmanova, e giorno e notte c'è la sezione socialista che t'ospita, e no, e forse sì, c'è il capitano Margherito, il secondo celere che è arrivato da Padova, ci sono questi compagni con l'anfetamina, sono sottoproletari, sono usciti dal carcere. Devo dire, ogni anno è l'unico posto nel quale sentono di integrarsi, e Tristan nell'altro e compagni morti poi che arrivavano e non prendevano l'anfetamina e marciavano sotto il sole, essendo ridotti già da licenci, ma marciavano per 30 chilometri fino ad Aviano, e la non violenza ed il parlare con il sedere, perché ci sedevamo per terra, facevamo i sit-in, il parlare con i piedi perché marciavamo, il parlare con i volti, il parlare con il magrore, il parlare con i digiuni, il pensare, il governare i sentimenti. Ecco, se si riesce a governare il proprio sentimento, il proprio amore, si governa anche la città e forse il mondo. Se si governa il mondo interiore che è in ciascuno di noi, se siamo capaci di governarlo anche il mondo fuori, ci riusciremo. Ed è per questo che io dico che noi siamo, voi siete, compagni e compagni, classe, gente, donne e uomini di governo. Chi sa governare la cucina, chi sa governare casa, chi sa governare l'amore, chi sa fare l'amore, chi ne sa l'importanza, chi sa l'importanza del letto e sa magari guardarlo con amore ogni volta che ne trova uno. Chi sa che le buone leggi sono quelle che fanno i conti con tutte le cose che noi abbiamo e sentiamo dentro, ebbene quello sicuramente è capace di governare. Io vi lascio perché mi pare si avvicina anche l'ora di una partita, se non vado errato, e comunque per chi vuole appuntamento stanotte sui marciapiedi. Non mi troverete con i tacchetti a spillo o in altri modi, ma mi troverete questa notte un po' a Tele Friuli se arriva e a Tele 4 se arriva, e continueremo a stare insieme. Come dico scherzando per fare uno spot pubblicitario, amiche e amici, compagni e compagni, è una gran voglia di passare la notte con voi, con te, con te. Vediamo un po', appuntamento a mezzanotte e un quarto. E viva Monfalcone! Viva una Monfalcone nella quale fra qualche anno sia possibile, grazie a Piero, grazie a voi tutti, alla Lista Verde, al successo che gli darete, non venire a sentire ancora il pianto greco e gli sconfitti sul cantiere, ma ci vedremo per festeggiare quello che avremo costruito e potremo dirci: ti ricordi quando avevamo il problema del cantiere e oggi Jugoslavia, Dalmazia, altro, e oggi l'Italia, e oggi Monfalcone, e oggi la Lista Verde, e oggi il diritto alla vita e la vita del diritto. Grazie. Grazie a Marco, grazie agli amici e ai compagni di Monfalcone, ai cittadini di Monfalcone. A integrare le informazioni che vi ha dato Marco, questa sera anche una nuova emittente di Monfalcone, SGS TV, dopo la partita trasmetterà un'intervista rilasciata da Marco poco prima dell'inizio di questo comizio. Inoltre, ripeto, Tele 4 filo diretto dopo mezzanotte questa sera, Tele Pordenone rivedrete i comizi, anche questo comizio chi lo vorrà rivedere in un replay, come si vede alla Moviola il gol, così potrete rivedere questo comizio e magari sentire delle cose che vi sono sfuggite questa sera. E inoltre a Tele Friuli dopo mezzanotte un'altra intervista di Marco Pannella, e su Radio Radicale, che ha un telefono a Trieste,
Potete fare le vostre dichiarazioni di voto, le vostre telefonate, il numero di telefono è 040 360 171 e questa funziona, questa sì, 24 ore su 24. Grazie. Ho da aggiungere una cosa, un momento fa, devo dire che ciascuno fa il suo dovere, è stato identificato un nostro compagno dalla polizia perché girava con la scatoletta delle sottoscrizioni. Intanto dei giovani agenti non devono e non possono ricordarsi che nei paesi e alle fiere, quando lo sputafuoco aveva finito o la donna cannone, poi si passava e si raccoglieva i quattro soldi che si buttavano. E noi facciamo un po' così. Ma volevo dirvi, magari, perché non vi fate un po' identificare anche voi, non perché li raccogliete ma perché li date. Due soldi per l'autofinanziamento della riunione, grazie, i compagni sono lì. Ancora un'informazione, Luciano, la lista verde di Monfalcone, per il momento chi vuole dare una mano anche in questi ultimi due giorni di campagna elettorale, telefoni a Luciano Giorgi, telefono 76330, ripeto 76330, telefono di casa, e fra poco la lista avrà una sede presso la quale sarà più facile rivolgersi, più facile lavorare. Intanto penso il voto alle liste verdi, alla regione e alla provincia, ma anche alla lista e soprattutto alla lista verde di Monfalcone, che potrà continuare il lavoro che ha fatto finora.